che la Procura Generale che ha nel distretto di Lecce, le Procure di Lecce e Brindisi e Taranto, vuole rappresentare la propria soddisfazione per l'esito delle indagini che naturalmente vi anticipo non sono ancora completate perché vanno sistemate con i tasselli, ma il più importante è quello di aver individuato e sottoposto a fermo la persona che ha materialmente messo la bomba e ha determinato tutto quello che ha sconvolto le nostre coscienze. La mia presenza qui è anche per un grazie, un doveroso grazie alle forze di polizia che vedete qui a fianco a me e sono state a fianco tra di loro, e questa è una cosa che voglio sottolineare perché è una cosa di una importanza estrema. E da anni, ma adesso in particolare, c'è questa rivoluzione culturale, vorrei dire, che porta le forze di polizia, quale che esse siano, a lavorare assieme per raggiungere quell'unico obiettivo, quell'unico risultato, che è appunto l'affermazione della giustizia e la ricerca e il fermo dei responsabili dei reati, dai minori ai reati più gravi come quelli del quale ci stiamo occupando e ci siamo occupati. Grazie anche ai colleghi delle due procure, distrettuale Lecce e procura di Brindisi, i quali anch'essi hanno lavorato a braccetto, pur se qualcuno questo braccetto l'ha fatto diventare una sorta di braccio di ferro, e su questo mi consentite, fuori di ogni linguaggio polemico, ma soltanto per una chiarezza, di rilevare che si è trattato all'inizio certamente non di una disputa per accaparrarsi, come qualcuno ha voluto scrivere su qualche giornale, l'indagine per poter apparire e per guadagnare in notorietà e fare un salto di carriera. Si è trattato di una, come dire, fisiologica presa di posizione in ordine a quello che poteva essere il risvolto da dare alle indagini, se si trattava cioè di una semplice strage o si trattava di qualcosa di più grave. Ritenendo di dover svolgere indagini a 360 gradi, il sottoscritto e non altri ha ritenuto di delegare il collega Motta, distrettuale, per legge tenuto a svolgere questo tipo di indagini, ad affiancare la procura di Brindisi, la procura ordinaria nella persona del dottor De Nosa. Hanno lavorato tutti assieme senza mai un momento di tensione tra di loro per raggiungere assieme alla polizia quei risultati dei quali oggi veramente e fieramente vi andiamo significando l'esito del risultato. Questo è quanto mi premeva dire, e sottolineando, ripeto, la consonanza di intenti che vi è stata tra polizia, carabinieri e magistratura per raggiungere quell'unico risultato che tutti noi, che tutti voi avevamo in mente di raggiungere nel momento in cui quel pugno allo stomaco ci ha colpito quando ci siamo recati sul luogo dove era accaduta quella cosa tremenda. E oggi i risultati di oggi certamente non restituiscono la vita e il sorriso a Melissa, non restituiscono e non rimarginano quelle ferite del corpo e dell'anima che hanno le altre ragazze, ma certamente portano un po' di tranquillità, ma soprattutto consentono ancora di più di recuperare la fiducia che lo Stato e i cittadini devono avere per le istituzioni che hanno lavorato questa e altre volte in maniera così egregia. Grazie dell'attenzione. Io devo dire intanto che i destinatari degli applausi di ieri sera sono proprio le forze di polizia, perché non ho fatto nulla. Forze di polizia che, come ha detto poco fa il procuratore generale, hanno lavorato carabinieri e polizia di Stato in maniera veramente eccezionale. Non è la prima volta che questo accade a Lecce, ma forse questa volta, vista la rilevanza e l'importanza del caso, questa integrazione, questa sinergia è stata ancora più positiva. Hanno lavorato, pensate, alle indagini di centinaia di uomini divisi in più squadre, e devo dire che i risultati ci sono stati anche, forse nonostante le mie previsioni pessimistiche, sono stati anche abbastanza tempestivi. Si tratta di risultati non, come si dice con brutta parola, esaustivi. Nel senso che è stata fermata questa persona, 68enne di Copertino in provincia di Lecce, titolare di un deposito di carburanti, e questa persona ha anche ammesso alcune responsabilità, ha ammesso di aver fabbricato materialmente l'ordigno, ha ammesso di averlo collocato, ha ammesso di averlo fatto esplodere
e ha detto di aver fatto esplodere non in orario notturno ma in orario diurno, e che in orario notturno non c'era nessuno, con ciò fornendo un'indicazione che riguarda la configurabilità del delitto di strage. Strage che è stata contestata nel decreto di fermo che abbiamo firmato io, il sostituto procuratore della PDA Guglielmo Cataldi e il sostituto procuratore della procura di Brindisi, il ministro De Nozza, decreto di fermo nel quale si ipotizza il reato di strage aggravata dalla modalità, dalle finalità di terrorismo. Perché voi dovete sapere che c'è un certo articolo recentemente introdotto nel codice penale che integra l'aggravante di terrorismo e che la collega alla situazione di allarme oggettivamente generato da determinate azioni. Quindi questa, secondo la visione che ne abbiamo oggi, perché come sapete, come ha detto il procuratore generale, fino ad oggi indagavamo in varie direzioni. Oggi abbiamo la possibilità di ricondurre questa azione per ora ad una persona, ma questo non fa venir meno, per la valutazione che ne abbiamo dato quantomeno interlocutoriamente, poi si vedrà in sede successiva, non fa venir meno l'aggravante della finalità del terrorismo, perché come ho detto più volte l'effetto terroristico è stato oggettivamente raggiunto, oggettivamente realizzato, la gente, direi non solo di Brindisi, della provincia di Brindisi, del Salento, della regione, ma di tutta Italia, è allarmata, perché per esempio uno degli aspetti che a mio avviso integrano questa aggravante è quello della indeterminatezza dell'obiettivo scelto a caso. Sul movente